Ecco qua il presidente della società storica Enzo De Cicco. Grazie per l'accoglienza. Benvenuti. Grazie. Siamo qui dove abbiamo nella nostra sede dove abbiamo allestito una mostra con dei soldatini di piombo che riguardano l'era napoleonica. Abbiamo qui il nostro socio Luciano Cartoran, che è uno dei realizzatori dei soldatini di piombo. Adesso vi spiegherà come si realizzano. Perfetto, ora andremo a vedere. Serie per la gioia dei bimbi, ma di vere riproduzioni artistiche al servizio della storia per accurate ricostruzioni di celebri episodi guerreschi. In questa bellissima collezione sono fedelmente riprodotte alcune battaglie dell'epopea napoleonica. Come avete visto, i soldatini vengono realizzati mediante stampi di gomma siliconica che vengono praticamente utilizzati per colata di piombo fuso. Viene lasciato raffreddare, si apre lo stampo e lì comincia la lavorazione con la limatura delle parti in eccesso e poi la levigatura, la stuccatura, la mano di primer che serve come aggrappante e poi la verniciatura che richiede all'incirca per un 54 mm circa 18 ore di lavoro. Insomma, un lavoro certosino. Direi proprio di sì, perché a un certo punto, soprattutto su quello grosso, sul 54 mm e 75 mm, il lavoro è molto più complicato perché l'errore si nota di più che chiaramente nel soldatino piccolo che serve soltanto per fare dei diorami che possono dare un effetto cromatico, diciamo così. Quelli più grossi, sembra impossibile, invece sono più difficili da realizzare. Adesso si tende di più a non usare il piombo, ma la resina, perché risulta essere meno tossica e poi chiaramente arriva ad avere delle performance di realizzazione sicuramente migliori che il piombo. Perfetto, ora andiamo un po' a vedere queste statuine, questi piccoli Questi qui, per capolavori. esempio, sono figurini realizzati in resina. Sono molto dettagliati, fatti molto bene e sono stati scolpiti da un architetto di Monza Brianza, che si chiama Pier Sergio Allievi, che fa queste splendide sculture tirandole giù dal quadro, cioè praticamente lui guarda il quadro e ti tira giù il soldatino tridimensionale. Questo terzetto qui è praticamente stato fatto in occasione della rievocazione della battaglia di Marengo da questo signor Allievi che praticamente ha fatto Murat, Napoleone e Desré. Sono tutti pezzi a tiratura limitata a 150 pezzi, ce ne sono solo 150 pezzi in tutta Italia. In questa vetrina, come vediamo, ci sono i personaggi più famosi della battaglia di Novi. Abbiamo Ugo Foscolo, in veste da ussaro della Repubblica Cisalpina, il generale Joubert, quello che è morto qua a Novi, e il generale Suvorov, che era il comandante degli austro-russi, affiancato da Melas, un altro generale austriaco che era qua. Quelli sono tutti personaggi del periodo della battaglia di Novi, sono della Repubblica Cisalpina e questo è un francese. Poi scendendo abbiamo Carlo Ballabio, che era l'aiutante di campo di Joubert, il generale Grouchy, che era presente anche qui a Novi, e il Gouvion Saint-Cyr, che era comandante di un'ala dell'esercito francese qui a Novi. Là in fondo troviamo, quello più alto, 75 mm, il principe Bagration, russo, affiancato da Eugène de Beauharnais, figliastro di Napoleone, e da Desvaux de Saint-Maurice, che era anche lui un generale qui presente a Novi. Sotto abbiamo ancora due generali, proprio a Napoleone, con varie pose,
La più bella chiaramente è quella dell'incoronazione di Napoleone, tirata giù dal quadro di David e fatta dall'Art Girona spagnola. Poi abbiamo Napoleone con un granatiere della guardia. Nel retro abbiamo il figlio di Napoleone, vale a dire l'Aiglon, che è stato praticamente lasciato morire a 20 anni in Austria per paura che diventasse come il padre. Qui concludiamo con una zona un pochettino un po' meno seria, diciamo così, un po' bucolica, con dei personaggi reali, però in posizione un po' più serena, ecco, come questo suonatore di piffero con il cane che abbaia ai passerotti. Quello laggiù è Jean-Roch Coignet, che era un soldato napoleonico che ha avuto l'onore di tenere in braccio il figlio di Napoleone, che sta giocando col suo pennacchio. Poi scendiamo di sotto, abbiamo un'altra scenetta bucolica con dei personaggi napoleonici che si stanno riposando dalla battaglia con la vivandiera, con il tavolo imbandito. Quello là in fondo è Alessandro Trivulzio, quello a cui è stato dedicato il più albergo Trivulzio, che era il generale degli granatieri della Repubblica di Milano. Poi più in sotto ancora abbiamo un colonnello dei cavalleggeri in una scena bucolica, anche quella con il galletto e in un momento di relax. La passeggiata tra questi soldatini, una parte dei miei soldatini, e spero di rivedervi anche in una prossima mostra e vi aspettiamo ancora qui. Grazie. Grazie, arrivederci. Grazie. Se volete vedere queste meraviglie dal vivo, vi aspettiamo in via Gramsci 73 a Novi Ligure, nella nostra sede museo. Siamo aperti fino a domenica 9 con il seguente orario: nei giorni feriali dalle 17 alle 19, domenica mattina dalle 10 alle 12. Vi aspettiamo, grazie. Grazie a tutti e un grazie dall'inchiostro fresco. Arrivederci.